Allora, facciamo questo esercizio del Mazzol di Nigrovoci, numero 2.10, pagina 327. E recita così il testo. Dice, un punto materiale di massa m uguale a 5 kg, quindi supponete che la massa di questo corpicino sia m e sia 5 kg. Si muove lungo la guida liscia indicata in figura. Quindi è una guida liscia, cioè non c'è attrito. Nella posizione A di ascissa x con a uguale 0, l'altezza rispetto al suolo è yA uguale 0,5 metri. Quindi in questa posizione qui il punto si trova a una quota yA che è 0,5 metri. E supponiamo che x con a sia uguale a 0, cioè che questo corrisponda con l'origine del sistema di riferimento. Nella posizione B, che ha ascissa 2 metri, l'altezza yB è 0,8 metri. Al corpo è applicata una forza costante orizzontale, quindi vi specifica che F è costante e orizzontale. Con un modulo di 20 newton. Calcolare il lavoro delle forze agenti nello spostamento da A a B. Poi dice, se la velocità iniziale è nulla, quanto vale la velocità finale? Quindi chiede due domande. Quindi una domanda 1, lavoro delle forze. Domanda 2, se V in A è uguale a 0, calcolare V in B. Questo è quello che viene chiesto. Adesso, come risolvo questo problema qui? Vabbè, prima di tutto mi domando quali sono le forze che agiscono su questo punto materiale, no? Fatemi disegnare il punto in una posizione intermedia, ad esempio qua, e mi domando quali forze agiscono sul corpo quando si trova qui. Me le dettate? Forza peso. Quindi ci sarà una forza peso che lo spinge verso il basso, poi Una forza normale. la reazione normale, che è sempre perpendicolare punto per punto a questa guida liscia. La forza di attrito. La forza di attrito non c'è perché il testo dice che la guida è liscia. Quindi, siccome è liscia, si intende che non c'è attrito, Md uguale a zero. E poi, e F. questa è forza F, che spinge in orizzontale. Adesso a me non piace mai usare la lettera F, perché quando uno scrive F uguale ma intende che quella è la forza complessiva. Quindi chiamiamola forza dall'esterno, quella che un bambino sta esercitando dall'esterno. E questo è il modulo della forza F. No, chiamiamola sempre così. Adesso, quindi ci sono tre forze, no? E io mi devo calcolare il lavoro compiuto da queste tre forze. E come faccio a calcolarmi questo lavoro? Facciamolo insieme.
lascio lo spazio per il disegno e scrivo qua sotto. Preoccupiamoci prima della forza esterna. No? Che lavoro compie la forza esterna? Come lo calcolo? Come si calcola il lavoro? Beh, visto che la forza è costante, si fa forza per lo spostamento. Allora, bravo. Visto che la forza è costante, scusate, mettiamo la freccetta, il lavoro fatto da questa forza esterna quando il punto va da A a B, lo calcolo semplicemente come forza scalar lo spostamento complessivo. No? Adesso chi è questo spostamento vettoriale in questo disegno qui che abbiamo fatto? La coordinata di XB. Eh? La coordinata di XB. La coordinata di XB. No, è un vettore, no? Guardi qua, dobbiamo disegnare un vettore su questo disegno. Dobbiamo disegnare questo, no? In questo disegno qua, chi è questo vettore delta S? Il vettore che unisce A a B. Il vettore che unisce A a B. Quindi se io disegno il vettore che unisce A e B, questo è delta S, di quanto mi sono spostato quando sono andato da A a B. Ci siamo? Allora, quindi questo è il vettore. Adesso, che cosa vi viene in mente di poter scrivere qui? Cioè, come posso esprimere questo prodotto scalare usando la definizione di prodotto scalare? Come si esprime il prodotto scalare? Posso ad esempio usare la formula e dire il prodotto scalare tra due vettori è la componente x del primo per la componente x del secondo. Lo delta S è un vettore che corrisponde a uno spostamento lungo x, lungo y e lungo z, più la componente y del secondo per delta y, più la componente z del primo per delta z. Questa è l'espressione del prodotto scalare. Adesso guardate una cosa. Questa forza com'è? Orizzontale sull'asse x. È diretta lungo l'asse x. Quindi questa forza ha componente solo lungo x. No? E quindi in questa espressione qui, questo termine qui e questo termine qui sono nulli. Perché? Perché la forza non ha componente lungo y e non ha componente lungo z. Quindi l'unico termine che sopravvive è questo qua. Ci siete? Allora, il lavoro compiuto dalla forza esterna, quanto vale? E qua la componente x è proprio pari al modulo della forza esterna, perché la forza è tutta diretta lungo x. E di quanto cambia x quando io vado da A a B? Cambia di x con B meno x con A. Ma d'altra parte x con A è 0, me lo dice il testo, e quindi il lavoro compiuto dalla forza esterna è FE per x con B, semplicemente. Vi è chiara questa cosa? Scusi, prof, ma se la forza fosse stata parallela allo spostamento? Allora, sempre in modulo costante. Se la forza non fosse stata parallela allo spostamento, ma fosse stata comunque costante, no? Supponiamo che la forza avesse avuto sia una componente x che una componente y, allora qui questo termine qui sarebbe sopravvissuto perché f e y sarebbe stato diverso da 0, ma io potevo, so quant'è delta y perché so che passo da y a
uguale a 0,5 metri, a YB che è 0,8 metri. Quindi il mio lavoro sarebbe venuto la somma di due termini, diciamo questo più questo qui. D'accordo? Allora, questo esercizio che vi vuole far capire? Vi vuole far capire questa cosa qua, che se io ho, no, quella curva lì e mi dico il lavoro fatto da B dalla forza esterna è l'integrale di F scalar ds da B, cioè se mi limito ad applicare questa formula qui, vado nei casini, perché in ogni punto la forza è sempre diretta orizzontalmente, e però la forma di questa curva qua non mi viene data dal problema, no? Io non... E quindi potrei andare nel problema e dire, va bene, ma io quando devo fare questa integrale qua, che ne so come è fatto ds, no? Che ne so se questa curva è più o meno pendente in questa posizione qui? E potrei andare nel panico perché non capisco come si fa il calcolo. Però qui vuole proprio farvi capire il problema. Guarda che se la forza è costante lo tiri fuori dall'integrale e il lavoro viene dato da una formulina molto semplice, che è questa che abbiamo scritto qua, forza per spostamento vettoriale. Poi, e questo deriva dal fatto che la forza è una costante, poi se la forza ha componenti diversi da zero, che sono questa e questa, le terrò in conto. In questo caso particolare, siccome è solo lungo x, metto solo la forza componente lungo x. È chiaro? Questo? E quindi ci siamo calcolati il lavoro della forza esterna. Adesso calcoliamoci il lavoro della forza peso. No? Allora, è chiaro che se io tento di dire, va bene, in ogni punto la forza peso spinge verso il basso e mi voglio calcolare il lavoro della forza peso, scusate, il lavoro della forza peso, applicando la definizione P scalar ds da B, no? E che ne so qua quant'è l'angolo che forma la forza peso con ds, e perché non so la forma di questa, non me l'ha detta la curva di questa, la forma funzionale di questa guida, non la so. Quindi è chiaro che potrei avere un problema. Ma che cosa mi viene in aiuto in questo caso, nel caso del peso? Conservativa. È conservativa. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che il lavoro è compiuto dalla forza peso, il lavoro compiuto dalla forza peso quando il punto si sposta da A a B, lo posso scrivere come meno la variazione in energia potenziale, cioè l'energia potenziale in B meno l'energia potenziale in A. Lo posso scrivere in questa maniera qua. Ma adesso, quanto vale l'energia potenziale nel punto B? Vale mg, la quota del mio punto materiale quando si trova in B, più costante. Adesso dice, perché la chiami y e non la chiami z? Perché oggi, in questo esercizio qua, per come ce l'ha dato il compito, questo asse qui è l'asse y e quindi la quota si misura in termini di y, quindi la funzione energia potenziale, se prendo l'asse y verticale, è mgy, no? Quindi questa è l'energia potenziale B. Quanto vale l'energia potenziale in A? Vale mg la y di A più costante. E allora, quant'è il lavoro compiuto dalla forza peso? È uguale a meno mg yb più costante meno mg ya più costante. E quando vado ad aprire questa parentesi, la costante si elide. Quindi di nuovo vedete che non gioca un ruolo.
e ottengo che il lavoro compiuto dalla forza peso è uguale a meno mg quota di y b meno quota y a, avendo messo in evidenza il segno meno, giusto averlo messo così. Sì, quindi mi viene questa quantità, quindi il lavoro compiuto dalla forza peso me lo calcolo in questa maniera. In particolare, siccome la y di b è maggiore della y di a, cioè alla fine mi trovo una quota superiore, l'energia potenziale che ha fatto è aumentata. Il lavoro compiuto dall'energia peso, com'è? È negativo, perché questa quantità è positiva e il lavoro, cioè il segno meno, è negativo. Cioè, mentre io vado da A a B, la forza peso compie un lavoro negativo, perché la mia quota aumenta, cioè sono passato a una quota più elevata. Ecco qua. Ma? Quindi passo da una quota YA a una quota YB e nel fare questo la forza peso ha compiuto un lavoro negativo. Adesso la domanda è: quant'è il lavoro fatto da N? Quanto è il lavoro fatto dalla reazione normale? Zero. Zero. Perché? Perché è sempre perpendicolare allo spostamento. Perché, lo vedete qui, quando il punto materiale si sposta di una certa quantità ds, la reazione normale è perpendicolare allo spostamento, il lavoro che compie elementare è nullo. Questo è vero per ogni punto della traiettoria, quindi quando sommo i lavori elementari, alla fine c'ho sempre zero. Adesso, ha senso che uno studente di ingegneria si domandi se la reazione normale è una forza o conservativa o meno? No? Io vi rispondo come Achille Lauro. Che vi dice Achille Lauro? Me ne frego. Prego, capito? Nel senso che non mi interessa sapere se N è conservativo o meno. Il lavoro della reazione normale è sempre zero, perché è sempre ortogonale allo spostamento. Quindi non me ne sto neanche a preoccupare. Quindi il lavoro della reazione normale è uguale a zero. Perché? Quando io lo calcolo in questa maniera, n è sempre perpendicolare a ds e quindi il prodotto scalare è sempre 0 e quindi ottengo sempre questo risultato. Fatemelo scrivere così. Questo è 0 perché il prodotto, perché n è sempre perpendicolare a ds e n scalare ds è sempre nullo. Quindi questi sono i lavori, posso sostituirci i valori e allora uno di voi me lo può calcolare. Il lavoro della reazione normale, quanto mi verrà? Questo è 20 newton per 2 metri e quindi era 40 joule. Il lavoro della forza esterna. Il lavoro della forza peso invece mi viene qui, è uguale, meno, era 5 kg per 9,81, per la differenza di quota, che era 0,8 meno 0,5, e quindi questo mi viene, qualcuno di voi me lo calcola? Meno 14,71. Meno 14,7 joule. Ah?
Quindi questi sono i due lavori compiuti dalle forze. Di conseguenza, il lavoro complessivo compiuto dalle forze quando il punto materiale si sposta da A a B è il lavoro della forza peso più il lavoro della forza esterna, e quindi è meno 14,7 più quanto veniva il primo? 40. 40? E quindi questo in totale mi viene, sarebbe 25 più 0,3, 25,3 joule. Quindi in complessivo il punto materiale subisce questo lavoro quando si sposta da A a B. Adesso la domanda, quindi abbiamo calcolato i lavori, la domanda che fa l'esercizio è: se la velocità in A è 0, quant'è la velocità in B? Allora, voi capite benissimo, no? Che se io tento di risolvere questo problema con i metodi della cinematica, e cioè di dire scrivo F uguale MA per questo punto, le forze sono la forza esterna, la forza peso, la reazione normale, ricavo l'accelerazione, poi integro l'accelerazione e calcolo la velocità tra tutti gli istanti, non ne esco fuori perché non so la forma della traiettoria, non riesco a calcolare niente. Ma non riuscirei a fare il problema, ma mi viene in aiuto il teorema delle forze vive. Cioè io posso dire, va bene, se il punto si sposta dalla posizione A alla posizione B, e se nel fare questo subisce un certo lavoro, io so che il lavoro che subisce è uguale alla variazione di energia cinetica. E quindi è l'energia cinetica alla fine, nel punto B, meno l'energia cinetica all'inizio. Ma adesso il testo mi dice che la velocità in A è uguale a zero. Quindi l'energia cinetica in A è nulla. E quindi il lavoro delle forze è pari all'energia cinetica finale. Quindi, ma vuol dire che il lavoro compiuto dalle forze è uguale a un mezzo m, la velocità in B alla fine, e quindi la velocità che io avrò in B alla fine sarà uguale due volte il lavoro che ha compiuto le forze diviso la massa sotto radice. E quindi ricaverò due volte per 25,3 diviso la massa che è 5 kg. E questo mi viene 3,18. Scusate, devo rispondere che forse è urgente, un attimo solo. Scusate. Allora, me l'avete calcolato? Sì, viene 3,18. Eh? Sì, viene 3,18 metri al secondo. 3,2 metri al secondo. Quindi arrivo in B con una velocità di 3,2 metri al secondo. Allora capite che potete calcolare la velocità in B anche senza sapere, diciamo, la forma della traiettoria. E questo si fa con l'energia. Adesso, che cosa ho perso applicando
i teoremi relativi all'energia potenziale, alla conservazione dell'energia, al lavoro, che cosa perdo come informazione? Il tempo. Il tempo. Non sono in grado di calcolare x di t e v di t. Non sono in grado di calcolarli. Va bene, però se Bill Gates mi ha chiesto di calcolarmi la velocità di questo proiettile del figlio, una volta che dopo aver fatto skateboard nella piscina salta fuori dal bordo della piscina, va bene, io glielo dico e lui è contento. E però gli dico, guarda che però se vuoi sapere i dati reali devi comprare l'app di Michelotti. Va bene? Adesso facciamone un altro. Sempre, mi pare sia il successivo. Che è il 2.11. Allora, un punto materiale di massa 2 kg viene spinto da una forza orizzontale costante e sale con velocità costante lungo un piano inclinato liscio. Quindi abbiamo un piano inclinato liscio. Abbiamo un punto materiale di massa m pari a 2 kg. Ah, scusate, questo è l'esercizio 2.11, Mazzoldi microvoci. Stessa pagina del precedente. Viene spinto da una forza orizzontale costante e in un tempo 8 secondi ha una variazione di quota delta z di 5 metri. Quindi diciamo, in un tempo 8 secondi ha una variazione di quota delta z di 5 metri. Quindi implicitamente il vostro libro assume come asse z l'asse verticale. Diciamo l'origine la mettiamo qui. E è sottoposto, ci dice, a una forza orizzontale, chiamiamola forza esterna, e la chiamiamo, che è costante, modulo direzione verso. Calcolare il lavoro della forza e la potenza sviluppata in corrispondenza. Allora, quindi, diciamo, non è molto chiaro, diciamo, la domanda 1, calcolare il lavoro della forza, diciamo nel tempo delta t, il libro non lo dice, però dice, intendiamo questo, e domanda numero 2, calcolare la potenza sviluppata dalla forza F. E non abbiamo detto questa cosa, che il punto materiale, non l'abbiamo scritto qui, sale con una velocità v che è costante, quindi si muove di moto uniforme lungo la direzione del piano inclinato. Adesso, come come risolvereste questo problema? Ci sono suggerimenti? Prof. Sì. Volendo possiamo iniziare tipo a vedere la forza peso, la forza naturale normale. Cioè indicare prima quali sono le forze. Allora, prima indichiamo le forze. E quali sono? Forza peso e forza normale.
Quindi, diciamo, in un punto che possiamo disegnare anche qui. C'è la forza peso. C'è la reazione normale. E c'è questa forza esterna. No? E allora? Cosa posso dire? Aspetto, l'imbeccata da voi. Diciamo, guardando i dati del problema, che vi viene in mente di dire? Che l'accelerazione è nulla e abbiamo il tempo. Brava, l'accelerazione è nulla. Quindi, intanto me la scrivo qua. L'accelerazione è nulla. Adesso però io le rispondo in questa maniera, visto che lei è stata brava. Le dico, ma è chiaro che questo è un problema dove uno vuole usare l'energia. E se vuole usare l'energia, cinetica, potenziale, il lavoro, non si occupa dell'accelerazione. Quindi questa, io potrei risolvere il problema con i metodi della cinematica. E quindi potrei risolverlo, ma non lo voglio fare. Allora, secondo lei, questa accelerazione nulla, da dove viene fuori? Perché lei dice che l'accelerazione è nulla? Perché la velocità è costante. Perché la velocità è costante. Cioè, il fatto che la velocità è costante, io sono abituato ad associarlo ad accelerazione nulla. Ma adesso io voglio ragionare in termini di energie. Ma se la velocità è costante, che cosa vuol dire? La velocità iniziale e quella finale corrispondono. Sono uguali. E quindi che vuol dire? Che posso variazione di energia cinetica. Che posso dire? Non c'è variazione di energia cinetica. Brava. Cioè, questo implica anche, questa cosa qui, implica anche che l'energia cinetica è una costante. No? Devo imparare a ragionare in questi termini qui. Allora, vi aiuto. Che vuol dire? Io mi sto muovendo su un piano inclinato e in un tempo delta t la mia quota cambia di dz. Quindi vado dalla posizione A alla posizione B, no? E l'energia cinetica in A è uguale all'energia cinetica in B. Questo mi dice come posizione il testo. Che cosa posso dire? Dunque? Il lavoro è zero. Il lavoro delle forze che agiscono sul mio punto materiale deve essere uguale a zero. Cioè, quando il punto va da A a B, la somma dei lavori che fanno le forze è zero. Ma adesso uno di voi prima mi aveva detto c'è la forza peso, no? Mi aveva detto c'è la reazione normale e c'è questa forza esterna che spinge in questa direzione. Chi è che compie lavoro quando il punto si sposta da A a B? La forza peso e la forza esterna. Brava. Sia la forza peso che la forza esterna compiono lavoro, la reazione normale no. Quindi, se dovessi scrivere il lavoro, questo è il lavoro da AB fatto dal peso più il lavoro da AB fatto dalla forza esterna. E questo deve essere uguale a zero. No? Ma adesso, a me il problema che mi chiede, il lavoro fatto dalla forza esterna, no? Calcolare il lavoro della forza nel tempo delta T. Quant'è il lavoro fatto dalla forza peso? È negativo. È negativo? E come lo ricavo? Scriviamolo qui. Sapendo che è una forza conservativa, con la formula che lei ha scritto, che ha usato per l'esercizio precedente.
No, non sento, deve parlare più lentamente, più vicino. Ok, sapendo che una forza conservativa può usare la formula che aveva usato per l'esercizio precedente, giusto? Quindi è l'energia potenziale in B meno l'energia potenziale in A, cambiato di segno. Ci siete? Allora, questo chi sarebbe? Sarebbe meno mg la quota di B meno mg la quota di A. È chiaro questo? Quindi sarebbe meno mg la quota di B meno la quota di A. E quindi è meno mg delta z di quanto cambia la quota. Allora il vostro collega aveva ragione. Il lavoro della forza peso è meno negativo massa per accelerazione gravitaria di gravità per la variazione di quota. No? Quindi mentre il punto materiale sale verso l'alto, la forza peso fa un lavoro negativo. Di conseguenza l'energia potenziale della forza peso aumenta. Se il punto andasse da B ad A, l'energia potenziale della forza peso diminuirebbe e la forza peso farebbe un lavoro positivo. Ma allora questo deve essere uguale a meno WB AB fatto dalle forze esterne, cioè sposto questo dall'altra parte, gli cambio segno. Il meno e il meno se ne vanno via e questo è il lavoro fatto dalla forza esterna. Cioè, se il punto materiale deve salire a una velocità V costante, vuol dire che il lavoro fatto dalla forza esterna deve essere uguale e opposto al lavoro fatto dalla forza peso. No? Quindi vi viene questa cosa qui. E quindi il lavoro della forza esterna quanto viene? Il lavoro della forza esterna è la massa che è 5 kg o 2? Vale 2, no? Sì, è 2. Per 9,81 dovrebbe uscire 98,1 joule. Quindi viene 98,1 joule. 98 joule. Adesso, quanta potenza ha erogato? Quanta potenza eroga sta forza? Dv su dt. Allora, vi ricordate? Dv su dt. È lavoro su tempo impiegato per farlo, no? Questa è la definizione di potenza. Adesso c'è una questione importante. Se, diciamo, questa relazione qua, diciamo, se io non voglio rifare il disegno, lo rifaccio qua, vabbè. Se il punto materiale si sposta nel tempo, a ogni intervallo di tempo di una certa quantità, voi capite benissimo che se la velocità è una costante, il lavoro fatto in questi intervalli dei tempi successivi è sempre lo stesso. No? Questo è uguale a questo, è uguale a questo, è uguale a questo, perché la velocità è una costante. Allora, come calcolerei, diciamo, il lavoro? Come somma dei lavori compiuti in questi intervalli? A questo significa dire che la forza per unità di tempo fa sempre lo stesso lavoro. Quindi la potenza la posso scrivere anche come il lavoro complessivo che ha fatto, lavoro complessivo fatto dalla forza esterna quando vado da A a B, diviso il tempo complessivo che è passato dall'istante, da quando mi trovo nella posizione A alla posizione B. Cioè la potenza la calcolo come rapporto di due quantità finite. E in questo caso particolare mi viene 98
1,1 joule diviso, erano 8 secondi, e quindi mi viene quanto? 12,26. 12,3 watt. La potenza erogata è 12,3 watt. Prof. Prego. Perché abbiamo considerato solo il lavoro della forza esterna? Non ho capito. Perché ce lo chiede il problema. Il problema ci chiede il lavoro fatto dalla forza esterna. Ah, ok, perfetto. Se volesse calcolare il lavoro fatto dalla forza peso, siccome il lavoro, la potenza della forza peso, siccome il lavoro è lo stesso, forza peso e forza esterna fanno un lavoro uguale d'opposto, la potenza della forza peso sarebbe negativa e pari a 12, a meno 12, sarebbe uguale d'opposto a quello della forza esterna. Ok? Per cui vi chiede solo una delle due l'esercizio. Calcolare la potenza sviluppata dalla forza F con E. Allora, con questo concludiamo. L'ultima cosa che mi sono dimenticato di dire, vabbè, è triviale, però è importante che ve lo dica, è che nell'energia meccanica, la definizione di energia meccanica è questa, no? L'energia cinetica si misura in joule, quindi anche l'energia potenziale si misura in joule, e anche l'energia meccanica si misura in joule, quindi l'unità di misura dell'energia è joule, come per tutte le energie che poi incontrerete nel futuro. Allora, con questo io vi auguro buon fine settimana. So che in questo fine settimana siete particolarmente affondati perché dovrete scrivere la relazione di laboratorio. Io auspico che dopo Pasqua, siccome pare che oggi ridiventiamo legione arancione, possiamo ritornare a fare lezioni in presenza. Se torneremo a fare lezioni in presenza, potremo andare in laboratorio almeno una volta, no? E quindi almeno potrete fare un'esercitazione, almeno potrete vedere perché avete pagato delle tasse in più come studenti di ingegneria, no? E poi vedremo nel futuro quello che si potrà fare. Quindi speriamo di poter rientrare. Quindi questo fine settimana ci avete da fare, per questo motivo il test di autovalutazione di dinamica non si chiude domenica sera, ma si chiude lunedì sera, così che voi abbiate un giorno in più per guardarvelo. E con questo vi auguro buon fine settimana. Buon fine settimana anche a lei. Arrivederci. 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 Arrivederci.